Ha Avuto luogo a Montegiberto presso la Casa di Riposo Opera P. Pili moderata dal giornalista sportivo Rai Giorgio Martino la presentazione della Gran Fondo dei Tre Santuari del Fermano, un evento che costituisce il filo conduttore ideale per unire i luoghi di culto più importanti della provincia fermana nel segno dello sport, della spiritualità e dell'aggregazione sociale. Domenica 22 settembre si alzerà il sipario sulla corsa ciclistica di 114 km che unirà i santuari della Madonna delle Grazie di Montegiberto dell'Ambra. Montefortino e della Corva Porto Sant'Elpidio. Il merito della manifestazione va ascritto al Comitato di promozione del ciclismo e delle piste ciclabili Marche Ciclando di nuovissima istituzione a sottolineare il forte legame che c'è fra gli enti del territorio e gli eventi che riescono sempre a creare dell'occasione di promozione e di sviluppo della cultura ciclabile. Il battesimo di questa edizione si è tenuto per l'appunto a Montegiberto con le parole del primo cittadino Giovanni Palmucci che ha ringraziato gli organizzatori di Marche Ciclando che hanno colto l'opportunità di portare nel paese di cui è sindaco una manifestazione manifestazione ricca di fascino e di richiamo per tutto il territorio del fermano atteso ad una bella ribalta molto importante. È stata poi la volta di Nazareno Franchellucci sindaco di Porto Sant'Elpidio dove la corsa arriverà in cima allo strappo della corva che ha evidenziato come questa manifestazione rappresenta un momento di identità e di socialità per le comunità ancora martoriate dal terremoto di tre anni fa e il fatto che la Gran Fondo dei Tre Santuari acquisisce sempre un'importanza crescente nel panorama ciclistico della regione Marche ma anche in ambito extra regionale, perché mette in risalto le eccellenze del territorio in simbiosi con lo sport. La gran fondo è l'evento che riesce a veicolare meglio il binomio tra turismo religioso e sport, ha commentato così padre Gianfracco Priori, rettore del Santuario della Madonna dell'Ambro, che ha poi dato risalto alle qualità di un territorio ricco di storia, natura, cultura, arte e fede, ma anche un momento di condivisione nel segno dell'amicizia e della sana competizione che si aprirà domenica con la consueta benedizione di tutta la carovana dei, e dei partecipanti. Si è presentato poi il neopresidente di Marco Ciclando, Giuseppe Ripà, che ha in risalto all'importanza della sinergia tra sport e turismo che si conferma uno degli aspetti chiave nell'organizzazione di questo evento ciclistico che vuole rappresentare uno strumento di valorizzazione dell'intero territorio grazie alla Gran Fondo di Tre Santuari e agli altri eventi che fanno capo al nuovo comitato di promozione Marche Ciclando. In eh, sono molto molto felice insomma, che tutto abbia inizio da qui da Monte e io sono un ex atleta in mezzo fondo. Quindi quando si parla di sport per me si apre il cuore veramente. E effettivamente anche con l'utilizzo di questa struttura, eh, ringraziando anche il Presidente che ha messo a disposizione e anche per l'organizzazione, a un determinato punto mi ricollego un po' alla, al Gran Premio di Capo Parco. No? Quindi io credo che questa iniziativa si possa ripetere nei prossimi anni e quindi allargandola sicuramente questa non sarà meno delle prossime ma comunque sia, tutti quanti ci teniamo affinché si realizza queste manifestazioni sportive perché comunque lo sport lega. Il numero delle realtà che collaborano con noi ormai sta crescendo e la cosa ci fa veramente molto piacere c'è questa linea ormai che da diversi anni viene portata avanti di legare i più importanti santuari della nostra provincia. Mi fa molto piacere oggi essere qui a Montegiberto perché l'abbiamo detto decine e decine di volte e oggi sta diventando una realtà affermata a livello nazionale. La bicicletta può e deve rappresentare un'opportunità di carattere turistico, può e deve rappresentare una modalità per unire costa e entroterra. Non è utopia lo vediamo in quella che è la disciplina del ciclismo, il collegare in maniera così positiva queste splendide colline con il nostro mare e queste manifestazioni sono fondamentali perché rappresentano il volano con il quale tutto questo si riesce a far conoscere, si riesce a portare all'esterno. Il santuario della Madonna dell'Ambro eh, fa parlare di sé e siamo onorati che il gran fondo abbia una delle tante mete, proprio il santuario dell'Ambro, che è... Eh, veramente qualcosa di importante per tutto il Piceno. È un santuario che è nel cuore, soprattutto dopo che è diventato eh, il significato post terremoto, che significa eh, la ripartenza, eh, la capacità di riprendere la vita dopo il triste evento tellurico che ci ha colpito. Nel Natale scorso è stato riaperto. Da quel momento una fiumana di gente viene e soprattutto la domenica, mai e poi mai nella storia del santuario abbiamo avuto questa presenza di gente che cerca la bellezza, la bellezza dopo tanta sofferenza. Bello che la bellezza poi sia anche godibile tramite un evento sportivo che fa riscoprire oltre al contatto con la spiritualità anche un paesaggio naturale senza pochi, eh, che ce ne sono veramente pochi in giro. Lo sport qualifica l'uomo, lo sport è bellezza, lo sport eh, ti rende significativo perché. Vuoi raggiungere delle mete, già partire da lontano e arrivare sui sibillini, ma dove? Al santuario della Madonna dell'Ambro fa sì che questo sport da una parte riceva stimoli, ma nel contempo anche il territorio nostro è colorato. Da tanti ciclisti che vengono per riscoprire la gioia di un sorriso e la voglia di correre sulle nostre strade del Piceno. Di rilievo la presenza all'evento del giornalista e scrittore Adolfo Leoni in qualità di presidente dell'associazione Antichi Sentieri Nuovi Cammini, che ha evidenziato come le manifestazioni ciclistiche devono fare da traino per coinvolgere ed avvicinare il maggior numero di persone alla bicicletta, prendendo spunto da quello che si è realizzato di recente con il progetto pilota Ippovìa del. Tenna, finalizzato ad aprire anche percorsi permanenti per ciclisti e escursionisti. È intervenuto anche il dottor Giuseppe Ciarrocchi, componente del Comitato Marche Ciclando, che ha presentato la nuova linea di prodotti energetici per l'integrazione e il recupero fisico all Champions. A prendere la parola anche Milena Sebastiani, presidente del Consiglio Comunale di Porto Sant'Alpidio, Mauro Pieroni, titolare dei marchi Dima e Air Service. Dino Borri, presidente della Casa di Riposo Opera Pili, Gabriele Vesprini, sponsor Line Oreo. Tino Secchi, presidente del comitato regionale FCI Marche, e Pasquale De Angelis, responsabile sviluppo di piste ciclabili per conto di Marche Ciclando, tutti entusiasti nel mettere in evidenza una manifestazione ciclistica dalle grandi potenzialità, dove il territorio fermano vivrà ancora una volta un'esperienza piacevole di sport. Non poteva poi mancare l'intervento finale di Vincenzo Santoni, responsabile degli eventi di Marche Ciclando insieme ad Antonio Albunia, che ha illustrato le linee guida della manifestazione con il via in programma alle ore 9 da Monte Giberto davanti al Santuario Madonna delle Grazie e arrivo previsto tra le 12 e le 12.30 a Porto Sant'Elpidio davanti al Santuario Madonna Dolorata della Corva. Un evento organizzato quindi nei minimi dettagli che avrà alle spalle un imponente apparato di sicurezza con 150 volontari della Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, insieme alle scorte tecniche del Molise di Teramo e del Lazio. Giorgio Martino, moderatore di questo evento che si ripete puntuale eh, come ogni anno, un evento che va anche al di là del lato agonistico. Ah, sicuramente credo che la, lo scopo principale sia quello della promozione del... E della valorizzazione del territorio attraverso eh, l'evento sportivo, l'evento ciclistico. Eh, è stata poi confermata questa vocazione anche della ricerca dei luoghi importanti dal punto di vista della religiosità con eh, un terzo santuario, questo era già. La gran fondo dei due santuari è diventata oggi dei tre santuari, quindi eh, c'è un'azione una proprio direi di sinergia congiunta fra eh, la valorizzazione del territorio attraverso l'impegno delle amministrazioni comunali, attraverso la scoperta o la riscoperta eventualmente eh, di luoghi, di posti eh, importanti come i santuari, appunto. E ovviamente la base sportiva con eh, una sorta di, di competizione anche se la Gran Fondo non ha un aspetto esclusivamente agonistico ma anche qui ecco, si abbina la, la componente agonistica con quella della possibilità di godere del territorio, del paesaggio. Il territorio marchigiano si presta a questo la varietà del territorio, la sua possibilità di cambiare aspetto proprio magari girando l'angolo no? e, e quindi questo credo che eh, contribuisce, ha contribuito nel passato all'idea di fare questo tipo di competizioni con questo scopo e, e poi man mano eh, questo è un principio che si è ulteriormente rinforzato con i tre santuari. Questa è la prima edizione dei Tre Santuari, la Gran Fondo dei Tre Santuari. Quindi è chiaro che cerchiamo di coniugare eh, sport e spiritualità. Eh. Quindi, noi non ci vogliamo sostituire alle vogliamo veicolare con il ciclismo praticamente anche il turismo, quindi un beneficio per tutto il territorio. Anche perché il nostro territorio è detto da tutti: dal mare all'Appennino, è un paesaggio veramente inestimabile il valore. E quindi, di conseguenza, cerchiamo di apportare per l'economia locale qualcosa di concreto. Anche voi come associazione avete messo in atto una macchina organizzativa non indifferente, tant'è che si è passati da due a tre santuari, quindi sicuramente un impegno maggiore. Beh sì, quando c'è la passione poi in tutte le cose viene tutto più facile e più semplice. La collaborazione con gli enti è importante perché poi se non c'è il supporto degli enti capito non... Importantissimo l'ente. Io vengo qui in qualità di presidente dell'associazione Antichi Sentieri, Nuovi Cammini. Eh, noi qualche tempo fa abbiamo aperto la prima ipovia delle Marche e un giorno ci siamo trovati a pranzo con l'ideatore invece della Gran Fondo e dicevamo: Poi o cavallo, o bicicletta, o a piedi. Noi possiamo percorrere il nostro territorio che ha tante specificità, quelle che ormai da tanto tempo io definisco il genius logico, da ritirare fuori a questo territorio. E noi abbiamo delle specificità. Ieri, per esempio, portavo a Sarnano. Cento, cento persone in una camminata verso l'eremo di Soffiano, eh, quindi noi possiamo mettere insieme quello che è il turismo religioso, quello che è il turismo tucoro, quello che sono i musei a cielo aperto, se noi facciamo e poi ci mettiamo la bicicletta, e poi ci mettiamo il cammino, e poi ci mettiamo il cavallo, riusciamo veramente a fare un mix esplosivo, dobbiamo però avere il supporto delle classi dirigenti e non sempre le classi dirigenti sono al passo con le associazioni, per dire le associazioni sono molto più avanti.